Dario Cabas, alpinista, e una vita dedicata alla montagna, appassionato di montagna, più che alpinista, che ha saputo fare di questa passione un mestiere. Proprio un mestiere, un passatempo. Però è stato uno il primo negozio di Rovereto che... Da quel lato lì, sì, veramente. Dal 1976 ho aperto il negozio di articoli sportivi, Rovereto ancora Brione, nel periodo proprio di nascita della zona, e mi sono un po' specializzato nell'articolo di montagna, essendo un appassionato. Ho sempre avuto passione, non mi calcolo un alpinista perché il nome mi sa molto altisonante, però appassionato di montagna. Ho cominciato a trattare tutte le nuove attrezzature, perché a quel tempo iniziavano tutte le scoperte nuove dell'attrezzatura, dell'abbigliamento, tutte quelle cose lì che prima non c'erano. Nuove corde, nuove picozze, eccetera. Il tema dell'incontro che verrà fatto al festival è proprio dall'alpinista al climber. E quindi anche dal punto di vista tecnico, anche un'attrezzatura che cambia dal tempo, da un mestiere di quello che offriva l'attrezzatura, che era un mestiere quasi artigianale, ad adesso che si è arrivati ad una tecnica, un marketing quasi doveroso, sì. Vestirsi in una data maniera. È vero, sia nell'abbigliamento che nell'attrezzatura stessa. Adesso si vedono, io frequento molto la Valle del Sarca qui negli ultimi anni perché apro delle vie giù in valle, e si vedono tutti questi arrampicatori pieni di moschettoni, di nuove attrezzature, eccetera, con un abbigliamento particolare adatto alla montagna, in pratica, all'arrampicata. Un altro lavoro interessante che ho fatto di recente è una piccola pubblicazione che parla di quelle vie alpinistiche che ci sono nella zona di Rovereto, nel Basso Trentino, che sono a due passi da casa e sono stati palestra di alpinisti anche prestigiosi e che rischiavano di essere abbandonate. Com'è nato questo lavoro? Ma io veramente ho cominciato a aprire un po' di vie qui in zona, vedendo un po' le pareti e girando un po' per le nostre montagne. E poi ho cercato di radunare un po' di vie che hanno fatto anche degli altri amici, anche su in Valarsa, ci sono state diverse aperture che poi quanto siano frequentate non lo so. E poi sono andato in Valle del Sarca, più che altro per aprire delle vie alla portata un po' di tutti. È per quello che ho fatto una guida di vie di roccia e l'ho chiamata No Big, che vuol dire che è per un po' la maggior parte degli arrampicatori. Perché guardando le precedenti pubblicazioni non c'era una via alla portata della gente media, degli arrampicatori medi, come mi reputo io, insomma. Ho detto, è possibile che in una valle, nelle nostre valli, non si possano trovare delle vie alla portata della gente normale, che non siano i grandi specialisti, i grandi arrampicatori. Ho trovato tutta questa serie di vie e le ho cercate di riunire in questa pubblicazione che ho fatto, chiamata Arrampicate No Big, nelle valli vicine a Rovereto.
cambiano le persone, cambiano le tecniche, cambia anche la montagna? Ma cambia un pochino, perché oggi con free climber, dove ci sono le vie anche con difficoltà molto alte, però la roccia è molto pulita, molto lavorata, non ci sono pericoli di cadute sassi, eccetera, e cambiano anche un po' la frequentazione delle vie più lunghe, perché si vede anche in Valle del Sarca con l'entrata di tutti i tedeschi, di Hans Grill, che pulisce tutte le pareti a livello delle falesie di valle, delle falesie di bassa altezza. Un po' tutti, anche gli arrampicatori, cercano questo tipo di via, di arrampicata. Per cui le vie di una volta, dove bisognava cercarsi l'itinerario e essere a contatto con la caduta dei sassi, con la difficoltà di trovare la strada giusta, ora insomma tutti si sono rimodernati, diciamo. Bene, grazie. Allora arrivederci a fine agosto al Festival Tre Rocce. Senz'altro, grazie a voi.